Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Mimmo Refriger. Ah, ragazzi, mi hanno portato questa scheda di una lavastoviglie, credo Electrolux, perché c'è scritto, eccola qua, Electrolux, credo sia Electrolux. Allora, ci hanno messo già le mani, la scheda non si accende e mi hanno detto che è stata cambiata questa resistenza. Quindi si vede che corrisponde, le saldature corrispondono alla resistenza, eccola qua. È stata anche tolta questa altra resistenza in ceramica da 100 ohm. Adesso questa resistenza che è di colore. È di colore, allora vediamo qua perché a telefono mi cambia. Allora, rosso, nero e giallo risulta 100 kg. Se non sbaglio, risulta 100 kg. C'è una resistenza dovrebbe fare da filtraggio. In pratica non andava una resistenza qui, ma andava un'induttanza. E quello è il problema, che non andava una resistenza, hanno tolto l'induttanza e hanno messo una resistenza da 100 kg. Allora, adesso, siccome la scheda comunque ha problemi perché non si accende, no? E quindi non si accende, il problema ci sta, ok? Quindi il problema ci sta sulla tra drin e source dell'oscillatore, e quindi il problema ci sta. E quindi questo è un LNK 305 GN, è un SMD, e quindi niente ragazzi, bisogna stare attenti, non è che l'induttanza con la resistenza sono due cose diverse. Allora, intanto andiamo a togliere il regolatore, anzi scusate, l'oscillatore. Adesso qui non possiamo usare l'aria calda con la pistola aria calda, perché andremo a bruciare queste piste, questa flat che è in plastica, e quindi andremo a fare ulteriori danni. In questo caso conviene usare il saldatore. Allora, conviene usare il saldatore. Allora, vediamo un po' se ci riesco, perché lo spazio è pochissimo. E quindi
Vediamo un po' se ci riesco, ok, è fatto. Allora, andiamo a prendere il nostro oscillatore. Allora, il beep non c'è più, non si sente più il beep, ma abbiamo, mettiamo in home, la green e surge, abbiamo una bassa, impedenza. 136 ohm. Non so se si riesce a vedere. Ok, 135 ohm. Quindi comunque è, ovviamente poi sulla scheda ci sono altri componenti, quindi il valore si abbassava e bippava. Però il problema è l'oscillatore. Adesso vediamo se sulla scheda ancora risulta il corto. Infatti sulla scheda il corto non c'è più. Allora mettiamo così come stava prima. E questo è il drin e questo è source. Come ben vediamo non c'è più e ci abbiamo. Ok, non ci abbiamo valore qui, lo stesso in home non ci abbiamo valore. Quindi adesso andiamo a cambiare l'oscillatore, ci mettiamo l'oscillatore e andiamo a sostituire questa resistenza, perché la resistenza non va bene, va messa un'induttanza, che sono due cose diverse. Il problema è che io non ho quella che hanno tolto. Devo vedere se trovo qualche scheda su internet e vedere i colori che in tutt'anza andava. Praticamente ci hanno messo una resistenza, dovrebbe essere 100 kg. Vabbè. Allora, scusate, allora intanto facciamo la pulizia. Un po' se si tocca, eccolo qua. Togliamo questo coso, se no. Allora, facciamo la pulizia dove viene saldato l'oscillatore nuovo.
Tanto lo spazio è poco e ok. Ok, adesso li mettiamo, vediamo un po', mettiamo un oscillatore. Allora, devo vedere perché ho il PN, ma non ho il GN, che cambiano i piedini, il GN SMD. Allora, ragazzi, stacco un po' per vedere se riesco a trovare l'oscillatore, no, altrimenti devo adattare il PN. Ah, ragazzi, trovato l'oscillatore. Allora, intanto volevo dire che questo è 306 e non è 305, ma comunque purtroppo non ce l'ho 305, ma comunque va bene lo stesso. Forse dovevo togliere qualche componente, perché veramente lo spazio è ristretto. Va bene. Ok. Adesso, trovato il valore dell'induttanza tramite, grazie a una foto che sono riuscito a reperire su internet, su Google, e questa è l'induttanza e questa è la resistenza. Quindi va bene, c'è lo giallo, c'è il giallo, c'è il nero. I colori sono uguali, va bene, però non è la stessa cosa. Va bene. Quindi andiamo a mettere induttanza. Questa induttanza da 1 mH. Induttanza va misurata in R, la resistenza va misurata in ohm. Sì. Sono riuscito a reperirla da un'altra scheda. Ok, allora, ok.
l'ottanza va bene. Vediamo se c'è corto ancora tra Drin e Surge. Il corto non c'è più. Il corto non c'è più, andiamo a mettere il valore ohmico tra Drin e Surge e vediamo che non c'è nessun valore. Prima avevamo una bassa impedenza e dovrebbe. Adesso alimentiamo e vediamo se è tutto ok. Prima di alimentare, magari vediamo se qualche diodo è in corto, no? Ok, va bene. Allora, alimentiamo la scheda e vediamo se va. Ok, ragazzi, dobbiamo individuare la fase e il neutro, le due linee, ok? Per alimentare la scheda. Quindi, allora, quindi abbiamo i connettori qua, abbiamo anche gli attacchi. Andiamo a vedere le piste dietro. Ovviamente, facciamo già riferimento alle piste più grandi, quelle che vediamo, che saranno sicuramente l'alimentazione principale. Ci sono 4 pin di qua, anche questa è abbastanza grande, questa pista. Vabbè, comunque, per fare riferimento, prendiamo il tester, lo mettiamo in continuità, ok? E andiamo a vedere un po' le piste. Allora, che cosa possiamo riprendere come riferimento? O prendiamo il poliestere o il capacitor. Questo capacitore qua non ci dà niente. Allora, intanto mettiamo anche l'altro pezzo che ho staccato, questo perché c'è un interruttore e quindi credo che se non mettiamo questo pezzo la scheda non funziona. Perché questo notavo che da qua, da questa pista va su questi pin, anche questa pista va su questo pin che poi va sulla flat. Ragazzi, come al solito, batteria scarica. Sono andato a prendere il caricatore. Allora, adesso dal click già ce ne accorgiamo qual è il click, quello di accensione. Allora, dobbiamo trovare il poliestere, eccolo qua. Che questo funziona a 220, eh? Questo qua, ecco qua. Allora, questi qua sono i pin. Questi qua prendiamo. Allora, uno, questi qua sono insieme, questi due pin centrali, sono insieme. Dal Varistor. Questo qua è un, sì, è un Varistor. Ok, dobbiamo alimentarlo su questi due pin. E in parallelo abbiamo al Varistor abbiamo il poliestere.
Allora, infettiamo alimentazione, così vediamo. Abbiamo individuato dove dare tensione, dove alimentare. Una era questa, e l'altra. Anche perché dovremmo, se no la parte dovrebbe essere questa, cioè anche il cerchio qua dovrebbe bippare su Surge, e infatti, ok. Allora, diamo alimentazione. Si è accesa, eh? Ok, quindi andiamo a vedere la tensione qua con il tester. Andiamo a tester qua. Andiamo sull'oscillatore e andiamo a vedere se abbiamo tensione tra drain e surge. Allora mi devo mettere in una maniera che possiate vedere. Ho messo la lampadina in serie per sicurezza, quindi se è probabile che ci sia un po' di calo è per colpa della lampadina in serie, un po' di perdita di tensione. Ok, sempre mantenendo il puntale su Surge, andiamo a vedere se abbiamo l'accensione del. Allora, dell'oscillatore. Ok, 5,7, quasi 5,8. Ok, va bene. Il feedback 1,6, va bene. Ok, ragazzi, direi che è ok. Oscillatore, la scheda si accende e niente, il problema è risolto. Che devo dire? State attenti tra resistenza e induttanza, mi raccomando. Niente, ragazzi, il video finisce qua. Come sempre, spero che sia stato utile. Dai Mimmo Refrigerio, questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, prima di chiudere vorrei dirvi una cosa. Guardate le pubblicità. Fate, lo so che sono rompiscatole, anche io le salto a volte sui miei video stesso. Però purtroppo, ragazzi, è l'unico modo per continuare a dare un contributo al canale, perché ci danno un piccolo contributo. Quindi è l'unico modo per andare avanti con i video, ok? Va bene. Ok, al prossimo video.